Non devi esitare, mio re. L'Orda di Ferro deve essere fermata. Parli solo della loro ferocia. Ma non possono essere tutti dei mostri. Ce n'era uno. Durotan. Il suo clan era in grado di reprimere la furia, perché sapeva che chiunque si lasci sopraffare dalla bestia interiore diventa il peggior nemico di se stesso. Il nome del clan deriva dallo stretto legame con i lupi bianchi. Insieme davano la caccia ai possenti mammuceronti. Ogni inverno i mammuceronti migravano e il clan li seguiva. Ma un anno, quando Durotan era molto giovane... Madre, se ne stanno andando! Devi svegliarti! Sua madre, Gaia, fu morsa da un guardingo e cadde in un sonno profondo. Pochi sono coloro che riescono a risvegliarsi. Non possiamo fare più niente per lei! Dobbiamo andare o l'intero clan morirà di fame! O peggio, i Garn saranno affamati! E vuoi che si cibino di nostra madre, Ganar? Nostro padre non l'avrebbe mai lasciata, né lo farò io! Nostro padre saprebbe che non possiamo portarci dietro i morti! Lei non è morta! Calmati, fratello! Sai a cosa può portare la tua rabbia? Gli altri sono andati! Sono io a parlare per l'intero clan! Ce ne andiamo! Subito! Io... non me ne vado! I giorni passarono. Durotan si ricordò le lezioni che sua madre gli aveva insegnato e... con l'aiuto del vecchio lupo di Gaia, Zanna Tonante, sopravvissero. Madre, l'inverno sta arrivando. Devi svegliarti. Svegliati. I Garn erano temuti da tutti, orchi e bestie. Grandi lupi neri. Tra i più infidi e astuti predatori di tutta Draenor. Durotan e Zanna Tonante uccisero il lupo solitario. Ma Durotan sapeva che i Garn cacciavano in branco e che al calar del sole avrebbero attaccato. Così si preparò all'estrema difesa. Madre, stanno arrivando. Devi svegliarti. Soverchiato e circondato, Durotan combatté non soltanto i Garn, ma anche l'onda di rabbia che montava dentro di lui. Durotan fu spinto al limite e nel cuore della battaglia la sua sete di sangue alla fine ebbe la meglio. Uccise qualunque cosa si muovesse. Qualunque cosa. Durotan, sei tu? Durotan. Durotan. Madre. Cosa? No. No. Vedo che hai versato del sangue per proteggermi, ma avrei preferito morire piuttosto che vedere mio figlio trasformarsi in una bestia. Durotan indossò il manto di Zanna Tonante fino alla fine dei suoi giorni, per ricordare sempre
il coraggio e la lealtà del vecchio lupo, ma anche che perfino i più nobili tra gli orchi possono cadere vittima della loro innata ferocia.